Un saluto a tutti qui da Gofippo. Oggi ci troviamo in cucina. Perché in cucina? Perché volevo testare con voi la planetaria che ho preso nel Black Friday. Perché nel Black Friday ci sono tante robe tecnologiche, non solo, quindi ho deciso di prenderla. Cosa faremo oggi? Faremo la pizza con la nostra planetaria. Io non sono un cuoco, premetto, quindi mi affido a tutti i video che trovo anche su YouTube, le varie ricette. Quindi non mi criticate, avevi sbagliato questo, io provo, testo, non vi preoccupate. Però volevo testare effettivamente la planetaria. Se volete, alcuni cuochi sono miei amici, li trovate qua sopra, fanno anche uno fa tantissime ricette pazzesche, l'altro è un fai da te, ma fa anche delle ricette pazzesche. Quindi venite con me e andiamo a vedere come funziona questa planetaria. Ah, ovviamente accendete la campanella e iscrivetevi al canale, è molto importante per ricevere solo una notifica che è uscito un mio video, quindi possiamo andare a vedere molte cose insieme. Allora, come prima cosa prendiamo 1 chilo di farina. Io utilizzo questa qua, anche se non è il massimo, voi scegliete la farina che più vi piace, magari più professionale, ovviamente. Allora, questo impasto è un impasto con una idratazione al 70% e con una lievitazione di soli 3 ore. 3 ore è possibile? Ma andiamolo a scoprire insieme. Oltre a ciò vi ricordo anche che vi lascerò il link in descrizione, che se vi piace questa planetaria potete acquistarla. Io vi lascio il link qua sotto in descrizione, andatelo a cliccare e lo troverete su Amazon. Andiamo a mettere il nostro gancio. Nella ricetta che ho trovato metteva 10 grammi di lievito madre, quindi se voi usate quello in polvere, io utilizzerò una da 7 grammi in polvere, quindi andiamola a inserire. Poi andiamo a chiudere, questo si chiuderà tranquillamente in questa maniera e si fisserà lui anche il coperchio, quindi possiamo aggiungere l'acqua, 750 ml di acqua, temperatura ambiente, andiamola a metterla, non la mettiamo tutta perché la aggiungeremo poi gradualmente, quindi andrò a metterla così. Ok, iniziamo con questo e andiamo a impastare. Allora, ho fermato un attimo perché ho notato che la farina rimaneva attaccata qui nei bordi e il gancio non riusciva a prenderle. Allora ho preso una paletta e l'ho un po' messa al centro. Vediamo un po'. Adesso ho inserito tutta l'acqua, come avete visto, e adesso facciamo girare e inseriamo i 20 grammi di sale. 20 grammi. Via. Allora, conclusioni di questo impasto. Allora, quando si sarà staccata, io direi di continuare nel tavolo. Devo dire che funziona molto bene perché questa è un 9 litri e mezzo, questa ciotola, quindi contiene molta farina, si è rimasto un po' attaccato, quindi ho rimesso il gancio. Però devo dire che questa planetaria, per quello che costa sugli 89 euro, direi che fa più che bene il suo lavoro. Quindi adesso vado a impastare e poi ci vediamo fra un attimo. Thank you.
l'impasto è venuto molto morbido, adesso vorrei fare le pieghe, non sono molto pratico, quindi non mi insultate. Poi una volta che vi viene la pallina bella, abbastanza liscia diciamo, andiamo a suddividerla, così possiamo fare i panetti da 250 grammi l'uno e cominciamo a fare alcune pieghe semplicemente. Ok, con questo impasto sono venute più o meno 7 pizze, quindi io le andrò a congelare, non c'è problema, quindi le potrò utilizzare anche in un altro momento. Adesso andiamo a fare le pieghe per catturare la più aria possibile. Mettiamo un po' di farina così, sporchiamo un po', allora apriamo, poi facciamo pieghe su se stesso, andiamo a compattarla. Poi andiamo a stenderla un po' e a ripiegare. Facciamo queste cose per un po' di volte. La cosa bella che ho dovuto notare è proprio la morbidezza e l'elasticità che è uscito. Guardate, io adesso le ho fatte tutte, però come vedete, guardate, io posso già stenderle, vedete che elasticità. Io adesso le voglio solo catturare il più aria possibile, così da lasciarle maturare. Una volta che abbiamo catturato più aria possibile, cerchiamo di fare una bella pallina e tenerla così, come vedete, bella liscia, e metterla un po' dentro il contenitore, così da lasciarla per 3 ore in frigo. Poi dopodiché possiamo stenderla e cucinarla. Ok, dopo aver messo tutto nel contenitore, mi raccomando, chiudete per bene e fate uscire l'aria in modo che non prendano aria, e mettiamolo in frigo 3 ore, mi raccomando, e pulite tutto, perché se no arriva la moglie e ci fa una capa tanta. Una volta che avete pulito tutto, prendete il vostro caffè, il vostro dolcino e ve li mangiate in attesa. Troppo buono. Ho ancora tutta la bocca alla patata di dolci. Allora, ma voi mi chiederete, ma il test era per fare... Voi mi chiederete perché... Il test era per fare la pizza o per testare la planetaria? E diciamo che il test è per la planetaria, perché questa, essendo economica, non è professionale, quindi devo dire che il suo lavoro l'ha fatto molto egregiamente, perché come avete visto la pizza era molto, molto soffice, molto elastica, e è riuscita a impastarla molto bene. Quindi se volete acquistarla, io devo dire che per 89 euro su Amazon, che trovate il link in descrizione, ne vale assolutamente la pena. Ma la sorpresa che ho per voi è perché adesso andremo a vedere come è venuta la pizza. Quindi la sorpresa è che la andrò a cucinare qua dentro questa friggitrice ad aria. Questa è una potenza pazzesca. Sono davvero contento di averlo comprata, perché fa davvero delle ottime cose. Ci sta molta roba, e addirittura ci sta la pizza. È per quello che io volevo cucinare la pizza qua dentro, ma per questo dovete attendere il prossimo video, che fra un paio di giorni lo posterò. Quindi accendete la campanella, così vi riceverete una notifica che è uscito il video, e così mi darete un supporto. Se volete dirmi grazie con questo video, potete offrirmi un caffè attraverso PayPal, vi ringrazio molto. Quindi iscrivetevi ai vari social, io sono su Instagram e vi lascio tutti i link in descrizione, e su TikTok vi metterò anche alcuni video mini clip dove vado a mostrare queste cose. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video, e tutto in descrizione, mi raccomando. Ciao.